A Martinsicuro sta migliorando la situazione del mare dopo la comparsa da qualche giorno di una chiazza marrone vicino alla riva. Una situazione che aveva fatto allarmare i cittadini segnalando il caso al sindaco Massimo Vagnoni. Per fare chiarezza erano stati recapitati al distretto provinciale Arta di Pescara dalla Guardia Costiera di Martinsicuro alcuni campioni di acque marine e sedimento prelevati nel tratto di mare antistante la frazione di Villa Rosa. Dalle analisi dei campioni è emerso al microscopio la significativa presenza di un'alga. Un fenomeno non nuovo in Adriatico e in particolare in Abruzzo. È stato un po' d'allarmismo, ma poi si è verificato che è tutto dovuto alla presenza di un'alga tropicale che denota una colorazione particolare del mare, quindi sono stati fatti prelievi subito il giorno in cui è comparsa e poi successivamente sono arrivati appunto i risultati che ci hanno tranquillizzato un po' tutti. Invitato tutti a non lasciarsi andare considerazioni che potevano essere fuorvianti anche dal punto di vista del lancio di immagini. Noi ci stiamo preparando al meglio anche in virtù delle scorse mareggiate che hanno danneggiato gli estati del nostro lungomare per prepararci già per il Ponte Pasquale ad accogliere tutti coloro che poi sceglieranno le nostre spiagge per il periodo estivo. Mentre per la questione di Villa Rosa, lì sul lungomare, i lavori. Stanno andando avanti, è stato stanziato un primo finanziamento di 284.000 euro che prevederà chiaramente la realizzazione sia della radente che il rifacimento dei tratti di marciapiede venuti giù e una parte di ripascimento. Contestualmente prevederemo anche ulteriori ripascimenti anche per la zona di Martinsicuro. Questo per dare veramente delle prospettive ottime per chi insomma deve preparare la stagione turistica. Poi chiaramente dovremo lavorare sull'intervento strutturale, su quello stiamo lavorando anche insieme ai comuni di Alba e Tortoreto.